Serafino, buongiorno, ma cosa fai? Metti a posto quel foglio. Certo, servono per gli esperimenti di oggi, avanti. Intanto, quel cappello in testa. Sì, no, non lo devi avere. Il solito vizio e ancora non hai capito che non devi avere il cappello in testa durante la lezione. Bene, oggi faremo una serie di esperimenti sulle illusioni ottiche. Iniziamo con l'illusione ottica delle linee di Müller-Lyer. Prendi quel foglio, sono disegnate due frecce, devi dirmi la linea più lunga tra le due. Sì, fai attenzione che i segmenti all'estremità ingannano. Qual è la più lunga? No, è il segmento A il più lungo. No, il B non è il più lungo. No, ora prova a misurare le due estremità. Certo, è più corta la B e non la A. Sì, ora misura per bene con il regalo e vediamo la differenza. Gli angoli acuti renderanno le linee più corte, mentre gli angoli ottuse più lunghe. Bene, prendi questo cerchio. Sì, vedi, ha un diametro di 14,5 cm. Ora prendi quel quadrato. Certo che hai ritagliato, ha un diametro più corto di 11,2 cm all'estremità. Certo, il cerchio deve entrare là dentro. Sì, tu dici come fare? Niente, devi piegare il foglio in una determinata maniera e il cerchio passerà all'interno del buco. Sì, la piegatura fatta così va benissimo. Passerà il cerchio all'interno del buco. Come vedi, questa particolare piegatura del foglio ha aumentato l'estremità degli angoli. Prossimo esperimento, il disco di Newton. Certo, prendi quel disco là. Sì, questo disco è stato fissato su un motorino elettrico. Poi prendi una batteria. Certo, la batteria farà azionare il motorino che girerà il disco ad alta velocità. La rotazione veloce del disco creerà il colore bianco grazie all'unione di tutti i colori dell'arcobaleno.